difficile dire ciò che siamo, perché è difficile definirsi in una forma che ci completi e ci soddisfi pienamente. Per il momento sono una neolaureata in filologia moderna. Nonostante il mio settore sia piuttosto definito e circoscritto, ho fatto in modo di inserirvi anche altri miei interessi, come la storia dell'arte e l'antropologia. Lo studio è stato una costante nella mia vita ed è anche per questo che mi sono spostata più volte. Urbino, Perugia, Padova, Grenoble hanno segnato le differenti tappe di un percorso che spero continui ancora a lungo, perché ho imparato che la cultura e la conoscenza, in ogni loro singola forma, sono una ricchezza ed un'arma potente per rimanere liberi e indipendenti. Per questo ho ritenuto importante investire nella mia formazione, tentando sempre di arricchirla e completarla tramite il confronto continuo con altre realtà e situazioni differenti dalla mia. Viaggiare è stato uno dei mezzi con il quale ho realizzato tale aspetto. Non so cosa sarà del mio futuro. Spero soltanto che, una volta trovata la mia strada, riuscirò sempre a mantenere un'autonomia e una flessibilità tali da permettermi di non cristallizzarmi mai, riuscendo a mettermi in discussione ed anche a farlo con ciò che mi circonda, pur se questo a volte significa gridare in mezzo ad un silenzio diffuso.